Il libro di cui si parla è un libro di cui c'è stato modo, così chi di voi frequenta i social network un po' l'ha già sentito parlare, chi invece di voi non lo fa ne sentirà parlare, speriamo, da oggi in poi, perché è un libro frutto di un lavoro che i nostri autori hanno impostato circa un anno fa e che per un anno li ha visti lavorare assieme su un progetto, un'idea, che è quella di raccontarci in un modo che poi loro ci spiegheranno in maniera dettagliata, raccontarci uno spicchio della storia d'Italia, ma della storia di molti di noi, della nostra generazione, che sono stati gli anni Ottanta. Il libro si chiama New Gold Dream, perché è il titolo, per chi non lo ricordasse, di un famosissimo pezzo proprio di quegli anni. E a illustrare questa copertina è stato il più grande disegnatore italiano, che è Giuseppe Palumbo, perché qua gli facciamo un applauso, perché anche la sua copertina è parte integrante di questo progetto. Troppo buono. Allora, il libro è un libro sugli anni Ottanta e questo è appena accennato. Io non abbiamo chiamato né un critico letterario, né un sociologo, né un esperto di sport, eccetera, per questa prima presentazione, ma abbiamo voluto impostare in questo modo con delle domande. Io ho preparato un po' di domande e le ho preparate non adesso, le ho preparate nel corso dei mesi, perché quando Danilo e Ivo mi mandavano i pezzi, me li leggevo, un po' li discutevo, qualcosa gli chiedevo di cambiare, di aggiungere, alcune cose l'hanno fatta, altre no, perché poi gli autori ovviamente sono loro, e mi sono fatto tante domande e ho tante idee, perché appunto vengono da chi il libro l'ha letto. Adesso io parto con queste domande, ne faccio una a Danilo, una a Ivo, per iniziare un po' così alternato. Poi mi piacerebbe che ovviamente che le domande uscissero anche da voi, perché si parla di un periodo storico che tutti hanno vissuto e quindi probabilmente anche voi avrete qualche curiosità. La prima domanda la faccio a Danilo, non perché è primo, ma perché ha il microfono in mano, ed è la domanda, non facciamo le domande da serie, io dico questo in modo tale che tu possa dire questo, faccio già delle domande un po' cattive, diciamo così, in modo tale che tu puoi, anche perché nell'attesa di questo libro ho visto anche commenti positivi e entusiasti, qualcuno che già avanzava delle critiche sul progetto. Infatti stamattina c'era uno che, senza aver letto il libro, aveva già scritto una critica già strutturata e l'aveva già stroncato alle 9 mi è arrivata sta mail, così. E poi ha detto che non lo leggerà, ma che studio lo regalerà e leggerà la prima pagina e l'ultima, perché tanto quello che c'è in mezzo lo sa già, quindi è veramente un critico letterario molto fine. E la prima domanda te la faccio io e te la faccio in questo modo. Quando adesso si parla degli anni Ottanta, e che per motivi anagrafici, e noi che siamo qua sul palco, sono gli anni della nostra, diciamo, della nostra tra l'adolescenza e la giovinezza, ed erano anni quelli anche all'inizio degli anni 90, in cui mentre vivevamo i tempi che adesso tu ci racconti, c'erano quelli che ci raccontavano dei mitici anni 60 e noi li vedevamo come dei babbioni, ti ricordi Gianni Minace, i bellissimi anni 60, e noi da vent'anni dicevamo ma che cazzo saranno mai stati questi anni 60. Adesso passano vent'anni e tu racconti gli anni 80, ti senti un po' il Minace del terzo millennio? No, perché il libro non è assolutamente nostalgico, perché quelli che ci rompevano i maroni degli anni 60 erano molto nostalgici, anche quelli degli anni 70 erano già nostalgici, confermi, Ivo? Sì, sì, no, confermi. Non posso per altro. E quindi non sono il Minà. Nel 2033 potrei diventare il Minà raccontando di come stavamo bene nel 2013, ecco, quello sì. Perché sia io che Ivo sguazziamo molto nel contemporaneo, perché negli anni 80, quando abbiamo avuto la nostra cinnitudine, la nostra preadolescenza e adolescenza, in quegli anni lì che ci hanno formato, e adesso siamo diventati le brutte persone che siamo diventati. E come adesso ci divertiamo con questi gioconi di Facebook, di Twitter, i social network, queste cose così, praticamente
questo qua è esattamente lo stesso tappetino di giochi che stendevamo negli anni 80 nei nostri cortili con i nostri amichetti, con i robottini, con Pac-Man, con queste cose, e la socialità che avevamo all'epoca tra amichetti adesso diventa un attimo più dilatata con questi nuovi giochi. Quindi noi continuiamo a giocare dagli anni 80, abbiamo giocato meno negli anni 90, che definiamo degli anni terribili. Abbiamo ripreso a giocare grazie ai Mac e ai PC, ai computer, che sono diventati più simpatici, perché negli anni 80 i computer erano una cosa da futuro, erano una cosa anche un po' complicata. Infatti c'è un racconto dove ci sono proprio delle stringhe di programmazione del Commodore 64, per far vedere un po' com'è. E quindi cioè, noi cerchiamo di giocare il più possibile, io Ivo. Allora, a Ivo Germano invece chiedo una cosa un po' più tecnica, nel senso che Danilo, molti di voi lo conoscono, è un osservatore, diciamo, del mondo, è una sorta di sociologo di questi nostri anni. Già un umarello, no? Siamo tutti umarello, tu lo sai che... Invece Ivo Giordano è invece un sociologo di professione, quindi il taglio, e questo lo dico adesso, il taglio che voi trovate nel libro, pur essendo non firmati i singoli episodi, i singoli racconti che lo compongono, il taglio già li distingue. Danilo scrive in un modo, Ivo scrive in un altro, per voi non sarà assolutamente difficile, non è un gioco dire vediamo chi ha scritto quello, chi ha scritto quell'altro. Lo capirete benissimo, è talmente chiaro che abbiamo deciso di non indicarlo neanche nel libro, anche perché poi tutto sommato sono due visioni diverse che si fondono. A Ivo voglio chiedere una cosa, cioè, da sociologo raccontare il tempo presente è l'occupazione, diciamo, normale. Raccontare un periodo di 25-30 anni fa, soprattutto che ti ha visto davvero protagonista, dava secondo me qualche problema in più. Allora, che taglio hai deciso di utilizzare da sociologo? Cioè, nel senso, beh, intanto partivo da un grande vantaggio. Gli anni 80 sono stati un periodo, anzi, nello specifico i 4-5 anni degli anni 80. In realtà gli anni 80, e questa è anche un'ipotesi sociologica forte, non durano tutti il decennio, durano meno, un lustro e qualcosa. Però è stato molto facile partire dagli anni 80 perché era facilissimo avere un'età dell'innocenza. Era veramente facile. E quindi non si era sellati dal presente perché mangiavi il futuro, lo sentivi nell'aria e quindi non avevi l'assillo del presente. E il taglio è stato di due livelli. Allora c'è un livello che l'altro autore mi costringeva a seguire, cioè non divagare troppo per, diciamo, la mia abitudine a essere svagato, e non però neanche usare troppe sovrastrutture, troppe categorie, troppi concetti, troppo armamentario, che è un po' il concubinaggio del teorico, no? La concubina che concupiscente ti offre la tentazione di definire, di mettere note a piedi di pagina, di essere piuttosto compatto nella scrittura. E siccome io l'ho scritto in treno, perché io non sono un profeta in patria a differenza di Danilo, quindi io arrivo il venerdì notte e parto lunedì mattina, sto molto lontano, e quindi grazie alle tecnologie lo scrivo in treno. E scrivere in treno, o avendo la zona marsicana o l'Adriatico, l'ex linea Sigfrido, mi permetteva di guardare oltre il finestrino del treno e ritornare non passatisticamente, nostalgicamente, a quello che era un cinema, quello che faceva un cinema, quello che pensava un cinema. Quindi è stato il secondo livello. Il secondo livello è affrescare, fare una sorta di autobiografia di quello che non sono diventato rispetto a quello che pensavo di essere, di diventare nell'81, nell'82, nell'83, nell'84, cioè fidanzato nelle prime 5 top model al mondo, lavorando nella moda, diventando un'icona di Rolling Stones o di Rockstar, quindi quello non sono diventato, meglio per me forse, quindi non c'è problema. E dall'altra parte, giocando sul livello di integrazione ludica,
senza fare riunioni verbose e, se mi consentite, noiose, ma twittando o scambiandoci mail con questo costruttore, con questo ingegnere della scrittura e della parola che mi dava le giuste gabbie. E quindi è stato anche un esercizio per me, un esercizio di scrittura, con, ecco, un risultato poi chiaro. Adesso lo riferirei, poi più lo sfogli, eccetera. La parola chiave era il dream, il sogno. Cioè, non dare l'idea come quelli di Dostoevskij degli anni 60, degli anni 70, eccetera, di aver vissuto un sogno ad occhi aperti, ma di aver avuto la fortuna nel non lavoro, nell'essere stati ragazzini, neanche adolescenti, di vivere in anni leggeri, dolci, gentili, inutili, e questa è stata, diciamo, anche la mia premura sociologica, cioè cercare di andare a, non da minatore speleologo col caschetto, ma andare verso la luce leggera, verso quell'aria di quei tempi. Grazie. Danilo, Ivo ti ha definito ingegnere della scrittura, eccetera. Io, implacabile, che io ripercorro in 10 secondi la tua bibliografia dicendo che hai debuttato con Umarell, che è tuttora uno dei best seller, non solo della nostra casa editrice, ma anche proprio dei libri più venduti a Bologna. Hai inventato una parola che è diventato lessico comune a Bologna, ma non solo, quindi hai avuto questa intuizione, questo sguardo, praticamente commentando un libro fotografico, trovando una sorta di categoria bolognese da esportare, quindi lì hai fatto questa operazione. Poi hai scritto un libro su Bologna, raccontandola un po' a modo tuo, poi hai fatto un libro a quattro mani, sempre su Bologna, però raccontandone essenzialmente solo i pregi, mentre un altro ne ha scritto solo i difetti. Poi hai scritto un romanzo. Adesso scrivi un libro, sei partito da Umarell, quindi dall'anzianità, adesso scrivi un libro in cui i tuoi racconti, questo si può dire, chi li legge lo capisce subito, sono in prima persona ambientati negli anni 80, quindi è un libro scritto da un cinno. Sì. Quindi tu parti dall'osservazione degli Umarell e alla fine poi scrivi con un cinno. Nella tua, diciamo, costruzione così, della tua scrittura e anche dell'immaginazione che metti, quanto hai dovuto ricorrere all'immaginazione per essere un cinno in questo libro, o quanto hai raccontato invece del vero Danilo Masotti cinno? Ma qua c'è molto Danilo Masotti vero, cioè qua ci sono anche molti affari miei, perché come dico spesso, cioè leggere spesso è farsi cazzi dello scrittore, quindi qua vi fate un po' dei cazzi miei, però degli anni 80, che ve li potete fare tranquillamente, tanto, cioè, sono episodi di una persona che aveva 12 anni, 13 anni, cioè si arriva a 18 anni, quindi questo è... E quindi in questo modo, siccome non ci sono filtri, non ci sono cose da nascondere, il libro diventa anche molto, molto sincero. E la cosa bella è che insieme a Ivo però abbiamo ingabbiato gli anni 80, non abbiamo fatto un'operazione di mettere il decennio tipo dall'80 all'89 con classica chiusura, la caduta del muro di Berlino. Noi abbiamo iniziato i nostri ricordi, non nostalgici, sempre non nostalgici, il 10 maggio del 78 e li abbiamo terminati il 7 febbraio del 1987. Dopo questa piccola parentesi alla Rainman, adesso vi spiego un attimo cosa vogliono dire queste date. La prima, 10 maggio del 78, praticamente è l'inizio degli anni 80, ovvero il giorno dopo il ritrovamento del cadavere di Aldo Moro dentro al Reno 4. Perché iniziano lì gli anni 80? Perché da quel giorno lì tutti i cinni, anche tutta la nazione, secondo me anche tutti gli adulti, non lo so perché ero un cinno, non capivo niente, come adesso, del resto, sì, però non capivo niente di politica come adesso. E però lì si disse, no, cioè basta, gli anni 70 hanno veramente rotto, basta, cioè adesso ci vuole un po' di leggerezza. Quindi da quel giorno lì inizia una fase di leggerezza che si chiude con la caduta della spallina di Patsy Kensit al Festival di Sanremo
il 7 febbraio del 1987, quello è proprio l'ultimo capitolo. Interessante una cosa che c'è stato, una cosa molto, molto casuale questa cosa, che di recente io ho scritto una canzone per il cantante Miki, che proprio quel Sanremo lì arrivò secondo, quindi questa è una cosa che è molto bella. Quindi inizia Miki, quindi anni 90, quindi da quel giorno, dalla caduta della spallina di Patsy Cline, iniziano gli anni 90 e finiscono gli anni 80. Quindi il nostro libro è circoscritto lì, è circoscritto in un masottino che ha dagli 8 ai 18 anni. E quindi potete immaginare, non so, tipo il periodo tra l'80 e l'82, c'è molta tensione verso la prima vignetta, ad esempio, cioè, quindi sono dei racconti dove viene spiegato questo, cioè, quindi non è che si sta a spiegare l'edonismo reaganiano e si sta a spiegare non so, l'attentato, sì, cioè tipo i mondiali, cioè, c'è una riga, c'è scritto sì, l'Italia ha vinto i mondiali, però non c'è il capitolo sui mondiali, non c'è assolutamente politica nel libro, perché noi eravamo dei cinni e non capivamo niente, quindi noi ci godevamo questi anni e quindi abbiamo fatto, io e Ivo, un affresco dei cinni di quel periodo senza dire ma com'era bello, ah ma perché i cinni di adesso fanno questo e non fanno come noi, no, perché in quel periodo lì noi ce la siamo goduta alla grande, e come ce la siamo goduta alla grande a scrivere questo libro, ci tengo a dirlo senza vederci mai, che è il mio metodo di lavoro e di collaborare con me. Guarda, Ivo, prima hai detto una cosa che hai anticipato una cosa che sono nato, permettimi, noi non ci siamo mai incontrati negli anni 80, un altro segreto, ci siamo evitati. Racconta questa cosa, no, raccontala, no. Voi eravate proprio... giocavamo su due parti diverse del campo, con regole diverse, non ci sarebbero neanche degnati, forse guardate in canietto, poi io non faccio male neanche al grillo, quindi figurati con me, no, esatto, è un irenismo di base. Fantastico. Perché tu di che gruppo facevi? Io ho fatto parte, diciamo, per cui ci sono tra i pubblico esperti, io facevo parte di quel continente piuttosto frammisto che era la Rega, no? Cioè, una categoria dello spirito kantiana la Rega, la Rega stava qua, un po' là, io inizio da, come dire, da asilante, perché il mio primo gruppo era in piazza Trento Trieste, con i drop out, quindi con, diciamo, quelli delle invasioni, quelli che andavano anche alle cronache delle gazzette locali, che venivano visti come i giovani che insomma non erano proprio di esempio. Poi per tutta una serie di fighini che conoscevo, perché ero un po' amico delle ragazze, il tonso e Virgilia, però amico delle ragazze, venivano a sentire la musica da me, io ero abbastanza geisho, quindi con loro parlavo anche di cose, un lato mio pink, molto forte, mi conducono da queste parti, non Galleria Cavour dove c'era il Kodo, campioni di arti marziali, gonfi, eccetera, però mi conducono in un percorso che partiva come trasgressione dalla sala biliardo, dove c'era, diciamo, abbastanza di frontiera, e finiva attorno a Rizzino, Capra, i negozi di nautica, Borsari per i dischi e quant'altro. E la Rega era questa categoria dello spirito che si riconosceva come una specie, diciamo, di passerella, di catwalk, citando un'altra canzone di Simple Minds, Upon the Catwalk, che sfilava e viveva in maniera acritica, in maniera posteriore, in maniera fatta, però bellissima, non erano però paninari, non erano pariolini, cioè non confondiamoli con altri, era la Rega, e viveva il suo massimo show, lo spot di una generazione, era il Piranha il sabato pomeriggio, 2:30 arrivarci con i capelli bagnati, c'era un'attesa,
era una processione medievale, rinascimentale, fatta da aristrati, i veri califfi dell'epoca, quelli giusti, arrivavano alle 5:30 e noi diciamo comprimari più o meno, io non ero proprio delle ultime file per cui potevo permettermi un'arrivo alle 4, 5:30 mai, non è riuscito neanche nei momenti di gloria, e poi da lì finiva con un mega rissone sulla scalinata e poi tutti andavano che a mangiare gli hamburger qui dietro, cioè c'era, però era la rega era una categoria dello spirito, non è quantificabile, e questo permetteva poi di trasportare quello che vedevamo in giornali come King o in vetrine, e per quello avevano dei genitori dicendo la felpa per scopo, quella bellissima camicia di stasera a Bagliana, eccetera, e quindi era una grande passerella con delle ricadute nella contemporaneità invece più demessa, in cui c'erano queste due piste, una pista dei fighini che trascinavano, perché insomma il venusianesimo trascina soprattutto a quell'età, e invece i pesi, i gonfi, che stavano sempre riattaccati e tu dovevi evitare. Poi c'erano quelli come me che erano una specie di lascia passare, che tutto il più pigliavano di ciccione, aprivano una capacca così, però si salvavano, che a me non hanno fatto mai niente. Aspetta, fai anche caro Danilo, grazie, un applauso ci vuole perché... Adesso... Sì. Da lì ci devi raccontare qual era il tuo gruppo degli anni 80. Lui ci ha raccontato il suo, dopo gli ridò il tuo. Sì, sì. No, io dai gruppi venivo cacciato via. Il primo gruppo, che racconto anche nel libro, riguarda la parrocchia. La parrocchia era un luogo... Sì, sì, uno di dietro, sì, sì. La parrocchia era un luogo dove noi cinni venivamo parcheggiati perché lì era tranquillo, in realtà, cioè, ci facevano le gran canne, cioè, in realtà, cioè, facevano di tutto, abbiamo iniziato a bere, insomma, cioè, era un luogo invece molto creativo, quindi io, diciamo, ai primi anni 80 ero nella parrocchia, solo che sono stato un po' cacciato, un po' mi sono fatto cacciare dal gruppo proprio quello religioso, e sono rimasto però ai margini insieme ad altri miei amici che frequentavamo la parrocchia, ed era una parrocchia molto particolare perché c'erano alcuni rega, però più popular, non del centro, e poi c'erano dei dark che chiamavamo gli sfarfosi, da Schwarz, nero, tedesco, quindi. Poi c'erano dei punk, poi c'erano dei maragli, c'erano dei tossicodipendenti, e quindi io frequentavo un po' questo ambiente qui, e mi piaceva molto, perché era molto variegato, era molto eterogeneo, e poi della gran musica. E infatti proprio all'interno di questa parrocchia, cioè io imparavo gruppi tipo i Christian Death, facevamo degli altri gruppi, andavamo a vedere tipo la rivolta dell'odio, insomma, e poi ascoltavamo i CCCP, il FIBA, ci duplicavamo le cassette e poi cercavamo, e poi niente, ecco, contatti col sesso femminile molto risicati. Cioè, ognuno curava i rapporti con l'altro sesso singolarmente, non in gruppo. Ecco, questo era un aspetto degli anni 80. E poi così, cioè, quindi non c'era un gruppo di appartenenza. Cioè, io avevo, ecco, indossavo dei Dr. Martens a 8 buchi e basta, cioè, però vestito male, cioè, sopra, però non avevo una... Non seguivo la moda, non invidiavo quelli con le Timberland e avevo un paio di Nike, solo quelle usate fino alla consunzione, come si usava. Ah, poi un altro aspetto importante, ero bio, però involontariamente bio, nel senso, cioè, ed ero molto ecologico perché andavo in bicicletta, perché i miei non mi avevano comprato il motorino, non per nessuno ideologico, per quello, così, quindi andavo in bicicletta mentre altri sfrecciavano sul Cagiva o su queste vespe con il parabrezza tutti coperti di adesivi.
Ecco, come avete capito, erano diciamo, due mondi che si sono visti molto di lontano, quindi non si sono mai incrociati veramente, quindi questo libro 25 anni fa non sarebbe potuto nascere. Io allora volevo fare la domanda che mi è rimasta bloccata prima, anche se voglio poi confermarvi che la camicia che ho rispianato per l'occasione è stata comprata da me nel 1984. È stata in una scatola perché c'era molto affezionato fino a questa sera, l'ho tirata fuori e perfetto. E quindi è molto bella, penso che la rimetterò, perché adesso grazie a voi tornano di moda negli anni 80, quindi questa mia camicia mi verrà invidiatissima. A te volevo chiedere una cosa, l'hai già detto prima, perché volevo proprio farti questa domanda e me l'hai anticipata. Tu hai detto che di New Gold Dream, che sono queste tre parole, queste proprio tre sintagmi che compongono il titolo, tu hai detto il più importante è il Dream. Però io vorrei che tu mi dicessi qualcosa sul New e sul Gold, sempre riferimento a quello che troviamo dentro al libro. Allora, telegrafico, New, il dolce stinnovo degli anni 80. Non lo dico io. Lo dice Tondelli, i film postmoderni, se ne accorgono Spielberg e Lucas nel cinema, Moschino nella moda, Claudio Cecchetto nei consumi giovanili. Gli anni 80 erano tutti nuovi, erano nuove le parole, erano nuove le formule comunicative, gli spot pubblicitari, pensiamo per intenderci, era nuova la televisione, erano nuove le cose anche per quelli che si dicevano nuovi, cioè gli anni 80 nascono nel segno della novità. La novità assoluta, in my opinion, è il Walkman, cioè la possibilità di sentirsi la musica per i cazzi propri, senza i concerti di massa, senza il messaggio, camminando con quelle cuffie, c'è un caldo, mi ricordo, terribile, di spugna, eccetera. Walkman da Regat, ovviamente, Sony, giallo, non vino, quelle cose, no? Beh, ecco, non ho mai avuto l'aberrazione di quello per andarci a nuotare, quello piccolino, però quello insomma resistevo, e si era nuovi, si era colorati, c'era tanto colore, tantissimo. Gold, Wall Street, i soldi, una canzone di Spandau Ballet, era oro, cioè è un, secondo me, 5 anni quel decennio. Tutto quello che si toccava a livello di immaginario dorificava, diventava d'oro, ma è collegato all'ultima parola. Adesso se estrapolassi la novità e il dorato, da solo farei della vuota retorica. Era attaccato al sogno, il sogno di poter essere per la prima volta dei cigni, con nessun senso di inferiorità, se non capivi niente di politica, se non capivi niente di cultura, se non ti interessava niente. Era quello il sogno di chi da avuto 10 anni fino a 17/18, perché poi cambia, ed è una funzione di sogno divertito, di sogno divertente. E quindi il sogno che rende dorato, non il ricordo, tutto il presente, la nostalgia non è mai dorata, è una finta moneta, è un dono avvelenato la nostalgia, fa sembrare oro quello che non è, era ancora di sentimento, stato di minorità, no, lì era il sogno che rendeva d'oro la novità, ed era ogni giorno era pieno di novità, non di finte novità, pieno di novità, novità che di cui ti accorgevi, cioè, io passo, se penso che alla fine degli anni 70 io passavo da dei barazzi urfidi e tutto il mi poteva accontentare di una spuma, fa più quella con la maionese e il cappero, per intenderci, e l'uovo sodo, che adesso sti bar fighetti in Olanda, no, sono cose sushimi, sashimi, eccetera, no? Tutto sollevante, invece lì c'erano i barazzi. Il barazzo cambia quando entra il Pac-Man, ma più nuovo della sala giochi. La novità, ma attenzione, non adesso perché sono le piattaforme, no, era nuovo il suono, suonavano nuovi gli anni 80, era nuovo quello che ti raccontava chi andava a Londra, ma non per esperienza, anzi adesso direbbero gli sciccosi per marketing esperienziale, no, era nuovo davvero, perché era da sogno, ed essere cinni, cioè sotto i 17 anni, era da sogno.
ed eri tu che potevi permetterti il sogno di non capire niente della realtà e di passarci attraverso senza dover rendere conto a nessuno, avendo tutt'al più diciamo la frenesia di avere un certo capetto, ma poi fino a un certo punto, però stavi nel sogno di ballare, cioè stavi nel sogno che era quello nuovo, no, questo è il discorso. L'esempio banale di là, adesso fuori di retorica, però c'erano questi momenti di fortissima novità e di innovazione, cioè sono stati anni innovativi, suonavano bene, avevano un gran sound degli anni 80, non solo musicale, c'eri dentro, e la cosa migliore era non lavorare, avere qualcuno che ti pagava le tue cose, ed erano costosissime, ti costavano, e non facevi niente, eri tutto. Con delle retribuzioni spaventose, capito? Bello, io sogno di così. E la differenza con gli anni di adesso, si tocca tutto, se noi avessimo pensato di fare un indice analitico, anche semplicemente un indice dei nomi di questo libro, l'avremmo raddoppiato, perché solo le cose che vi hanno detto e di cui voi avete sentito minimamente accennare sono meno di un decimo di quelle che trovate nel libro, perché trovate ovviamente i tutti i personaggi televisivi, Mr. Fantasy, Sanremo, Sammy Barbot e tutto quanto vi può venire in mente. Non tutto ovviamente, perché gli anni 80 erano davvero molto, io stesso alla fine del libro ho detto guarda bellissimo, però metti una cosa su quella e su quella, allora, uno me l'ha aggiunto Danilo, un altro me l'ha aggiunto io, ma altri no, perché comunque è ovvio che mettere in 200 pagine queste esperienze, innanzitutto occorre un impianto narrativo, perché sennò diventa una cosa, però diciamo ci sarebbe davvero davvero tanto. Una cosa che è appena toccata tangenzialmente, ma che io vorrei che avesse così un piccolo passaggio, perché anche per me in quegli anni sono stati molto importanti, è stato il fumetto. In quegli anni arrivano i fumetti, arrivano dalla Francia per primi, ma anche l'Italia va immediatamente dietro, e a parlare del fumetto io vorrei che una parola ce la dicesse Palumbo, che quegli anni li ha vissuti come noi, e che ringrazio per la copertina. Certo. Allora Giuseppe, raccontaci cosa sono stati quegli anni. Fai tu, a te concessa l'operazione, non nostalgia, ma ricordo. Ricordo. No, volevo dire che non c'è capito niente di quello che avete detto stasera, perché io negli anni 80 non ero a Bologna, quindi... Non eri neanche cinque. No, ero un po' più grosso, sicuramente. Poi non avevi. Cinnone. Però la cosa che voglio dire riguardo i fumetti è questa, che neanche mi ricollego anche a quello che ha detto Ivo a proposito del fatto che quando gli hai chiesto qual è stato il tuo punto di vista, non da sociologo, ecco. Gli anni 80 sono stati un twist proprio, un cambio di prospettiva, in questo senso forse erano nuovi. Io negli anni 80 studiavo da archeologo, ero alto, biondo con le trecce, gli amici mi chiamavano Olaf per ridere così, e quando ho scoperto che a Bologna c'era un gruppo di disegnatori, uno si chiamava Andrea Pazienza, un altro si chiamava Filippo Scozza, e abitavo qui dietro, e facevano una rivista che si chiamava Cannibale, poi è diventata Frigidaire, c'era Il Male, andavi in edicola e trovavi un fumetto francese ripubblicato su riviste come Pilon, Metal Hurlant, Totem, ma soprattutto trovavi Frigidaire, che in qualche maniera era veramente un tornado tra i settori dell'edicola, splendeva nel suo grande formato, tutto a colori, il sottotitolo era Il lusso per tutti, quindi era una roba che dava 10-0 al miglior Tex bianco nero, scritto benissimo, disegnato benissimo, edito da Sergio Bonelli, era un altro modo di fare. Hanno reinventato il fumetto, io da archeologo nordico a un certo punto mi sono ritrovato basso, grasso, calvo, appassionatissimo di fumetti, e da Matera, mia città natale, dove sì, c'erano anche situazioni simili a quelle che avete descritto, non sto a raccontarvele se non sveriamo, mi sono trovato di colpo qui proiettato, prima a Milano, dove sembrava che ci fosse veramente dell'oro, che te lo buttavano così, poi qui a Bologna, e qui ci sono da 20 anni, continuo a giocare, come diceva Danilo, continuo a fare i miei fumetti,
Ramarro adesso invece, che è il mio personaggio, il supereroe masochista che pubblicavo su Frigiderio, loro non l'hanno detto, ma gli anni 80 erano anche gli anni della fine della guerra fredda, quindi eravamo tutti quanti lì, sì, che era con le tartine, con la maionese, l'uovo e il cazzaro, c'erano anche a Matera, garantisco, e c'erano anche le mandorline salate, quelle erano notevoli, e però insomma vivevamo tutti con questa specie di atmosfera. C'era quel film War Games, te lo ricordi? Che c'è la paura del pulsante schiacciato che faceva saltare in aria tutto, cioè erano sempre le robe lì. E allora, dovendo creare un personaggio per Frigidaire, questa rivista splendente, superfluo per tutti, lusso per tutti, il superfluo indispensabile era un altro dei sottotitoli, mi sono immaginato questo supereroe paradossale, bizzarro appunto, che è presente anche sulla copertina in un angoletto e che si trovava in queste situazioni paradossali, in un mondo che sembrava appunto tutto oro e che in realtà poteva saltare in aria da un momento all'altro. Forse per questo ci scappava da ridere un po' a tutti. Grazie. 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 Io vorrei lasciare spazio a voi, immagino che molti di voi questi anni 80 li hanno vissuti, vedo dai voti, anche se ci sono anche dei giovani, quindi persone che non sanno neanche quello di cui si sta parlando, ma va bene. C'è un precedente, il precedente è il momento dei giubbini di carta. John Player, non siate nostalgici, se me ne vado. Oh, è vero, Dio come erano belli, rispetto alle cose ne vince. No, allora, ci sono stati, io l'avevo, grazie a mio padre, lo ringraziamo, di James Hunt della McLaren. Chicchissimo, bianco. Esatto. Poi arrivi il Kiwi aveva tre modalità. Allora, la modalità sdossa, da saione, era davanti tipo marsupio, cioè se volete anticipa tutta la fase dei marsupi di Engino, Grande Fratello, eccetera, così. Poi i fighini, i fish, per darci un tono, in gita, stipati in questi furgoni, no? Metti il formaggino colava e se lo portavano di lato, un po' tipo borsello, eccetera. Bianco, le braghe azzurrino giallo, orribile giallo, terribile. A un certo punto i più trasgressivi lo portavano tipo borsetta ed erano quelli già un po' marel, che durante le gite per andare sul tono erano affaticatissimi sulla peccetta, però così un po' alla Montagnana, alla Bersaniera, lo portavano e lo agitavano tipo fionda. Però se mi avessero detto, più volete anche essere ostaggio, che il Kiwi non solo fosse di tendenza, ma addirittura è lo sponsor di una trasmissione sui 80 di un canale satellitare, ce ne vuole, quindi volevano proprio nuovi, però erano meglio, secondo me, erano più affascinanti i giacchini di carta. Giacchini di carta, potrei fare un'epica, però devo andare tutti, quindi mi fermo. Tutti ricordano quegli anni come gli anni appunto dei Simple Mind, di quella musica pop facile, però in realtà sono stati gli anni invece in cui è nato anche un dark che tu racconti anche in uno degli episodi del libro. Se tu dovessi appunto esci dal libro a raccontarci qualcosa di quegli anni di musicale, salvare qualcosa di musicale di quegli anni, anche alla luce della tua esperienza poi successiva, cosa vorresti salvare? Ma io di quegli anni lì salvo sempre l'appuntamento Sanremese. Questa è una cosa che, perché aveva un senso, c'era la ritualità del Sanremo anni 80 ed erano dei Sanremo dove si osava, e questa era la cosa bella dei Sanremo anni 80, dove si potevano vedere comunque artisti del calibro di Garbo, che era molto interessante. Era interessante vedere che nei Sanremo degli anni 80 canzoni che sarebbero diventate mito comunque venivano relegate agli ultimi posti, oppure non arrivavano neanche alla finale, perché c'era comunque una selezione, un sbarramento molto, molto violento. Io ho dei ricordi molto belli su artisti che però, ecco, attenzione,
e stanno ritornando tutti quanti. Ai, ai, ai. Grazie a questo strumento diabolico che è Facebook, Twitter, ma anche YouTube, The Internet, come chiamiamo io e Ivo, e stiamo vedendo che stanno tornando degli artisti, e tra i quali uno per tutti è Alberto Camerini, irriconoscibile adesso, ma che però era un'icona fondamentale, icona dove però vide la sua fine, tutti lo ricordiamo come Arlecchino elettronico, quelle canzoni Dance Bambolina, Rock and Roll Robot, Maccheroni elettronici, sì, perché lui cioè, aveva questa fattanza qui, no? Cioè, lui aveva queste cose, queste parole, aveva questi testi molto semplici, perché come sapete bene voi che guardate molti cantanti, e ogni cantante usa comunque sempre più o meno le stesse 5 o 6 parole che funzionano. Lui aveva le sue che erano sì, yeah, no, la parola computer, che cioè, lì negli anni 80 mettevi la parola computer ed era una cosa molto intrigante, cioè, sì, no, e poi c'era Arlecchino, tutta questa roba qua, Brasile, perché chi non sa, Alberto Camerini era nato a San Paolo di Brasile, c'era cioè una sua canzone famosissima che si chiama Alberto, è citata anche lì, e questo Camerini, che tutti lo ricordiamo, però in realtà è durato 2 o 3 anni, cioè in questi 2 o 3 anni lui ha fatto tutto e poi è crollato miseramente con la canzone La Bottega del Caffè a Sanremo. Altri artisti molto importanti erano comunque le donne di Battiato, negli anni 80, ricordiamo Alice, ricordiamo Gianni Russo, ma ben pochi ricordano ad esempio la cantante Sibilla, te la ricordi? La con il ritornello Uru Belez Sammea, che era un anni 80. Quindi negli anni 80 si osava molto e noi cinni cioè, aspettavamo questo Sanremo e vedevamo delle robe incredibili, delle robe incredibili. Quindi io della musica degli anni 80 salvo tutti i Sanremo, comprese anche le canzoni orribili che hanno vinto, che rimangono delle canzoni che vendono, continuano a vendere milioni di dischi, canzoni di Albano e Romina, ad esempio, oppure icone importantissime come Toto Cutugno, ma soprattutto Christian, che insomma, rimane il più grande. Ex promessa di Palermo Calcio. Ex promessa e marito di Dora Moroni. Che ha scritto la canzone da Daniele. Che ci tocchiamo in Moroni. Daniele. Invece. Certo, aggiungo due cose, due da salvare assolutamente, Carlo Mazzarini, Mr. Fantasy, e quel gran signore di Vittorio Salvetti che ha inciso sulla mia e sul Festival Bar. Ah, certo. La vera esemplificazione industriale del New Gold Dream, perché nelle città d'agosto che non c'era nessuno, c'era solo questo vibrare dalle finestre, questo accendersi, però c'era il Festival Bar. Vittorio Salvetti abbronzatissimo con dei vestiti sartoriali da urlo, è una nonchalance meravigliosa, un gran borghese, mi piaceva moltissimo, e Festival Bar. A dedichiamo New Gold Dream a Vittorio Salvetti e a Christian. I ragazzi rimangono qua per firmare le copie e approfittate del fatto che Giuseppe Palumbo fa uno schizzo anche ricordando la sua copertina su chi di voi volesse, grazie per essere qui, leggete il libro sulle pagine di Danilo, chi di voi frequenta i social network potete andare a scrivere le cose che mancano, le suggestioni per un'eventuale nuova edizione, e per ora senza farci prendere la nostalgia prendiamo agli anni 80 al New Gold Green. Grazie a tutti.